C'è un uomo dentro di te? Benvenuti in questo nuovo video. Purtroppo quest'oggi torniamo purtroppo ad indagare nelle applicazioni per telefono, nello specifico Talking Ben, che a quanto pare ha altri pervertiti maniaci terribili che spiano i poveri bambini che non ne sanno nulla e che finiscono nelle mani cattive, le grinfie terribili di persone che li rapiscono e li portano via. Esatto. Terribile. Terribile. Sono indignato. Meno male. Meno male. Sarebbe strano se non lo fosse. Quindi, allora, partiamo da leggere le recensioni del gioco per vedere un pochino quello che sta succedendo. Esatto. Cosa ci racconta la community, appunto, di questa applicazione, di chi l'ha provato. E dopodiché andiamo a provare anche noi, appunto, questo fantastico, immagino, gioco che sarà sicuramente bellissimo. Allora, partiamo ovviamente dalle recensioni a una stella. Abbiamo... Perché sono le più interessanti. Allora, ovviamente, questa è del 10 febbraio 2021. Quindi recente. Recente. Ci sono delle telecamere negli occhi, quindi fate attenzione, ascoltate le mie parole, fate attenzione, due volte la testa. Non installate quest'app. Non installate quest'app. E chi dice che non è vero sta solo mettendo a rischio la sua vita e quella delle altre persone. E chi non ci crede, chi dice che non capiamo nulla, che muoia pure io, vi ho avvisato. Quindi fate attenzione. È un po' difficile senza virgola. Beh, ho capito una cosa. Però ho capito. Fate attenzione. Fate attenzione. Fate attenzione. Gli ho chiesto: è vero che c'è un uomo dentro di te? E lui toglie il giornale dalla faccia e mi fa: No. Con una voce inquietante. Vedi, quindi dobbiamo provare prova a chiedere. Prova queste palese. Cose. Prova palese. Sì. Ok, poi seconda. Ciao a tutti, vi do solo due messaggi. Uno per i creatori, riesci due per voi, ok. Steph, no, no, molto... io mi sto. Ah, ok. Creatori, allora. Non lo so se è chiusa un'app. Ok. Creatori, allora ci sono delle camere. Se dite di no, forse Google vuole dire il contrario. Va bene. Che io sono una bambina di 9 anni. Ma mica mi volete prendere in giro, siete scemi. Forse stupidi, non so, forse mi volete far dire una parolaccia. Oh no. Se togliete le telecamere andremo più d'accordo, diciamo. Secondo messaggio. Vabbè. Cari miei, mi volete spiegare a chi devo credere e a chi no? Perché non ci capisco più nulla. Non questo installatela. È il dubbio che oggi andremo a sinceramente risolvere. Nella vita ero tranquillo, era tutto a posto, ora sono confuso. Ti è venuta l'ansia? Ma mi sono proprio confuso, cioè non ho capito alla fine dove sono andata a parare leggendo questa recensione. Quindi andremo. Vabbè, ma è piccola, dai, poverina. Cavolo, io gli ho chiesto al telefono: Ben, hai davvero un uomo dentro di te? E lui ha risposto no. Vabbè ragazzi, appunto, Diamine ha detto di no, però mi sono spaventata proprio per quello, non so se avete capito, però ha detto di no, proprio nel momento giusto. Dovremmo chiederlo anche noi. Dovremmo chiederlo anche noi. Allora, poi, ciao, i messaggi del tipo, le telecamere negli occhi e l'uomo dentro a Ben. Ben, ho installato questo gioco e non è successo niente, ma ho messo una stella perché ho sempre paura di che cosa succederà. Questo è un ottimo ragionamento, ti viene l'ansia, quindi comunque. Quindi lui testimonia che in realtà è tutto fake. Ok, quindi abbiamo importante. Il primo testimone. Gli ho chiesto al telefono se avesse un uomo dentro e mi ha attaccato violentemente il telefono in faccia. Forse intende che ha riattaccato, non lo so. No, perché parli forse telefono. Puoi parlare al telefono, capito, intende quello. Quest'app è pericolosa. Come appena sono entrata mi ha chiesto la voce, che non mi sentiva. Ah, ti ricordi quando chiedono il microfono? Io ho accettato e gli ho chiesto se c'era qualcuno dentro di lui. Prima ha riso e poi con la voce inquietante mi ha risposto na. Vedi che questo no. Dopo che l'ha detto sono subito andata sul Play Store e ho cliccato il bottone disinstalla. Vi prego, installate quest'app. Giusto. Questi sono i rischi importanti, Allora, però Fermi ha detto una cosa, quindi che devo... Ce ne sono... Molto interessanti. Aspetta, ora c'è. Vada. Questo devi leggere. Allora. Allora, io stavo leggendo le recensioni di questa app. Mi trovo questo e inizio a ridere da sola. Però leggere è molto allora, bello. Allora, ciao Steph e Fere. So che state leggendo questi tipi di giochi. Ragazzi, questo è del 23 maggio 2020. Quindi, è quando avevamo fatto gli altri video. E i vostri video sono veramente fantastici. Grazie. Io ho scoperto che se guardi bene negli occhi di Ben, si vede una piccola luce rossa. Nel livello 32. Ricordatelo. Sì, l'ho vista davvero, ma comunque l'ho subito disinstallata. Poiché avevo sempre messo la gomma sopra la telecamera del telefono. Ah, quindi ha coperto la fotocamera. Ma non credo che i giochi che dicono che sono hacker tipo Tom o Angela li ho installati e non mi è venuto a cercare nessuno. Ciao, spero di essere stato d'aiuto. Ti crediamo sicuro. Ci quindi crediamo. Andremo a verificare il livello 32. Ce n'è anche un'altra. Ecco, quest'altra.
Chi fa una descrizione solo per andare in un video di Steph e Fere? Supporta anche attore 7317 e Fere come si è messa per il cricetto. Comunque andate su Amazon e comprate Rinascita con copertina con l'autografo stampato, con la firma stampata. Ciao a tutti e se avete il mio commento Steph e Fere fate lo screenshot e mandatemi la foto, please, vi adoro. Evidentemente nel periodo in cui abbiamo fatto i precedenti video c'erano tante recensioni di questo tipo. Queste sono alcune di quelle che abbiamo beccato, però mi ha fatto molto ridere. Quindi Steph, è arrivato il momento di provare il nostro amico Talking Ben. Allora, andiamo ad aprirla e vediamo cosa succede. Esatto. Prima di tutto devo scaricarla. Quando siamo nati? Devo mettere l'età di un bambino, Steph, perché rapisce i bambini. 2012. 2012, abbiamo 9 anni. Secondo okay. me ci sta. Ok, ok. Non riesco a sentirti. Guarda il maniaco. Ho bisogno di accendere al microfono. No. E noi gliela proviamo oggi. No, no, Steph, non puoi. Salve. 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 Beh, no. Ma ti odia. Mi odia, no? Ma scusa. Ma è normale. È quello che penso questo. Aspetta. Ah, succo di mela. Pensavo fosse pure una mezza alcolizzata. Una per bambini, per favore. Beh, non era proprio. Ma questa è la peggiore tra tutte quelle che abbiamo. Sì, cioè, sì. Gli altri almeno si presentavano in modo carino. Questa no, è mangia, mangia che ti fa bene. Cioè, questa è per bambini, questa app. Come si fanno i livelli? Cioè, il gioco è finito. Cos'è? Perché lo puoi... Ma perché lo puoi picchiare? Allora, sta roba è abbastanza inquietante. Non per i motivi che stavamo cercando, ma è comunque inquietante. Salve, salve, come sta? Tutto bene? No, non ci parla com'è. Però io vorrei capire come si vanno ai vari livelli, perché dobbiamo vedere gli occhi. Stiamo registrando. No. Steph sta registrando a noi sta roba. No, 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 gioca. Chiudi. No. Steph, stai registrando. No. Non registrare. No. Chiudi tutto. Dovremmo provare a comunicare in modo diverso. Tipo? Non lo so, prova a dirgli tipo hello, vediamo se capisce l'inglese. Okay. Hello, how are you? Hello? Hello? Ma non ci sente. Non ci sente. Non ci sente, o è sordo? Mannaggia te, Steph. Abbiamo trovato il motivo del perché non ci rispondeva. Non funzionava registrando anche lo schermo. Quindi adesso parleremo con lui e sentirete quello che ci dice. Allora, aspettate che devo dar fastidio. Togli il giornale. Fai vedere anche un po' l'app, tanto dovremmo... Ciao, come stai? Ciao, come stai? Non devi ripetere quello che dico. Ripetere quello che dico. Oh! Supporta credito S2317. Supporta credito S2317. Okay. Chiamalo, chiamalo. Vabbè. C'è un uomo dentro di te? Sicuro? Yes. Al 100%? Yes. E chi è? Chiedi, mi stai spiando? Mi stai spiando? Allora, no, No, Steph! Questa è la cosa più creepy che ci sia mai capitata. Non mi... non ridire le cose che dico perché t'ammazzo. Non m'ascoltare, maniaco. Poi quando gli ho detto chi è, ha riso. No, chiedimoli qualche altra cosa. Sicura? Sì, no, non voglio andare fino in fondo, Steph. È la prima volta che ricevo. Ma dovevi andare fino in fondo a qualcosa. Chiedili, dov'è il maniaco? Ci dirà yes. Piave. Dove si trova il maniaco? Non vuoi rispondere? Fai schifo? Mi sta inquietando un sacco sta roba. Chiudi tutto e disinstalla. Non ci è mai capitato una roba del genere. L'ho appena disinstallata, ragazzi. Signori, lo capiva quello che dicevamo, eh? Non lo so. Perché anche fai schifo, ti ha fatto la smorfia, Steph, aiuto! È la prima volta che davvero abbiamo dei riscontri, ma sei pazzo? Io li faccio per scherzare questi video, questo era terribile! Non scaricatela. Ci vediamo. Allora, tra vedere e non vedere, non scaricata, ragazzi, perché è orribile, orribile. Se non escono più video, veniamo hackerati o succede qualcosa. Vuol dire che è arrivato il furgone bianco a rapirci. Talking Ben ha colpito.
Almeno lo sapete. Sì, è stato terribile. Ok, va basta. Bene. Sono venuti i brividi. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!